Inaugurato l'evento Eboli in Beach, che si svolgerà fino al 14 luglio nell'Arena Beach Stadium in Piazza della Repubblica ad Eboli. Il patron della manifestazione, Massimo Giusti, ieri ha consegnato al sindaco Massimo Cariello la forbice per il simbolico taglio del nastro che di fatto ha inaugurato l'Arena Beach Stadium. Quest'anno abbiamo più collaborazioni con varie associazioni del territorio, la fata padrone è sempre lo sport con i tornei under 10, 12, 14, 16, avremo beach volley, beach soccer e beach tennis e poi avremo la partita cardine della manifestazione che è quella tra politici e giornalisti che sarà il 10 luglio, oltre poi alle finali di Coppa Italia maschile e finali scudetto femminile che saranno il 13 e 14 luglio. L'Eboli in Beach è anche solidarietà, c'è un bel memorial che ricorda tre persone speciali. Noi diciamo, abbiamo deciso di iniziare con il memorial perché le persone che ricordiamo e portiamo sempre nel nostro cuore sono persone che hanno partecipato attivamente a quelle che sono state le varie manifestazioni nei vari anni, sono a Enza Tagliafiero, al grande professore Matteo Sgritta e a Elvira Giugni che è stata colei che ha vinto la prima edizione nel lontano 2000, circa 19 anni fa. È importante che portare avanti e far ricordare queste persone che hanno dato tanto per questo sport e tanto alla nostra città ed è giusto che sia così e noi ci crediamo fermamente e chiediamo, ringrazio già anticipatamente le famiglie che si adoperano e che ci sostengono e ci aiutano per portare avanti questo progetto. Allora invitiamo tutti dal 4 al 14 luglio con il tuo motto. E si parea, l'Arena Beach Stadium di Eboli, grazie. Tanto divertimento, tanto sport, tanta aggregazione, tanta socializzazione. L'anno scorso è stato un grande successo e quest'anno la struttura è ancora più bella, la cittadella è ancora più grande, quindi significa che c'è davvero tanta grande capacità di organizzare e tanta squadra. C'è i ragazzi del forum che ci affiancano insieme alla città degli eventi, con il patrono Massimo Giusti davvero quest'anno abbiamo raggiunto un ulteriore passaggio in avanti anche con le finali nazionali che ci saranno qui a Eboli, quindi questo testimonia come queste iniziative riescono anche a vivacizzare un'intera comunità. Sì, un grande successo, la piazza è già piena, siamo qui tutti nell'organizzazione pronti a divertirci, un momento di aggregazione per riempire la piazza come era un tempo. È un'iniziativa di sport, sociale, aggregazione che l'estate bolitana ci sta a pennello, vi aspettiamo. Siamo contenti, questa sera sono entusiasta perché ieri siamo stati con il sindaco a Napoli alla presentazione dell'Universiadi, ospitiamo in questo momento anche l'Universiadi della nostra città, questo è un evento quindi in concomitanza con l'Universiadi ed è un evento quindi che dà qualcosa in più alla città oltre agli eventi delle strutture sportive, cercheremo di attrarre il pubblico delle strutture sportive che vengono fuori da Eboli anche nel cuore della nostra città. Beh, il contributo è un po' di tutta l'amministrazione, infatti un po' tutti nei loro propri ruoli abbiamo contribuito a questa realizzazione. Una festa che è un beach che diventa una festa per i grandi, per i piccoli. Vedo anche anziani che popolavano la piazza dalla parte superiore, si stanno spostando giù e ci sta questa aggregazione nelle varie fasce d'età. Insomma, il risultato è sempre positivo per queste iniziative.